guardi, ma sua pappella si mosce sempre. Ma chi l'ha che fatta così, guarda? Quanto strano così, ma poi si vede la scritta pagito, è importante. Ma quelle... Non so che sono importante, ma... Ciao a tutti! Ciao! Eccoci qua, Paquito, che cosa ci cucini oggi? Gli hamburger. Hamburger senza carne. Però. Senza carne. Vegetale. Come si fanno? Vegetali. Sono troppo buoni, questi ce l'avete strachiesti su Instagram, è buonissime vero? Proteine. Sono belli, buoni e piacciono a tutti. E salutare. Ricetta veramente salutare e genuina. Healthy. Questo sa da quanto tempo me li faccio io? Da quando la parola healthy non esisteva non ancora. Saranno almeno 10-15 anni, ma io mangiavo la soia, gli hamburger di soia, i ragù di soia. Già 10 anni fa. Sì, sì. Perché tu sei un salutista. Veramente. Speriamo che sia servito a qualcosa. Sì, e guarda come sta in forma, va. Allora. 80 anni, 80 anni che tiri da 82. Quelle ma ci credo. 84, sì. 30 anni meno. Sembra un giovincello, dai. Allora siamo pronti, allora, iniziamo. Gli ingredienti. Cipolla. Cipolla tritata. Ok. Zucchina. Zucchina biologica, naturale, genuina. Carote. Carote tritate. Sedano. Sedano, eccolo. Soia. Qua. Soia. Farina di ceci, che è sempre proteica, molto proteica. Questa è ottima. E praticamente non è una farina di grano. Biologica. Questa la uso anche nelle mie ricette cosmetiche, lo sai, Paquito? Basta. Quindi pochi ingredienti. E dai, iniziamo subito a fare questa chicca. È una ricetta veramente spettacolare. Facciamo cuocere un poco a vapore, diciamo, le verdure. A vapore, ma poco, per poco tempo. Le verdure. Se volete vedere come ha tagliato le verdurine, è sempre lo stesso procedimento del video, quello là del ragù vegetale con lo strumento magico, è vero, Paquito? Sì. Adesso quindi le fai cuocere a vapore. Quanti minuti? 10 minuti. Ok, quindi comunque abbastanza veloce come ricetta. Sì, non molto. Preparate questa ricetta per i vostri figli, per i vostri genitori, per i vostri fidanzati, perché è una ricetta buona, veramente buona e super genuina e proteica. Sì, senza carne, ma sono così buoni, belli, buoni, vi faranno fare una bellissima figura con tutti, veramente. Noi li adoriamo. Se vi interessa, possiamo preparare anche il sedano. Wow, lo fai proprio tu? Preparato in casa. Guarda, sei un genio. Dai, se vi piace vi facciamo il video, dai. Noi non abbiamo segreti con voi, facciamo tutto. Grande. Ok, la cosa buona di questa ricetta, mentre Paquito se n'è andato, l'ho perso, mi ha abbandonato, mi ha lasciato qua veramente con le verdurine e se n'è andato. Vabbè, è che non contiene uova, non contiene carne, non contiene, quindi va perfetta anche per i vegani, perché voi spesso ci chiedete ricette anche voi vegani, quindi noi speriamo tanto, tanto che vi piaccia. Questa è una ricetta proprio top di Paquito, la ricetta segreta, però siamo felici di dartela perché sono troppo troppo buoni questi burger. Ma mi raccomando, se li fate fateci sapere, eh? Fatti giovani! Sì, sì, vengo subito. Sto prendendo un attrezzo. Ah, per modifiche, sostituzioni della ricetta, precisazioni, guardate sempre sul mio blog www.caritadolce.com, dove vi metto tutte le precisazioni. Faccio sempre sempre un post collegato ad ogni ricetta di Paquito Piccante. Eccolo qua, è tornato. Arrivo. Vedi Paquito, ha pigliato l'attrezzo? Nancy, spegni sotto la soia. Soia idratata, te l'ho portata, l'abbiamo idratata con lo stesso procedimento che abbiamo mostrato nel video del ragù vegetale, quindi se volete vederlo cliccate e ve lo lasciamo in sovraimpressione, molto molto semplice. Eccola qua, ed è pronta la nostra soia. Vedete, adesso si va a scolare, vero Paquito? Sì, per bene, sì, è molto importante perché altrimenti non si lega. Io lo metto su un canovaccio. Anche ad asciugare, ecco, man mano lo scolo e lo fai asciugare, così viene bella asciutta, no? Sì. Perché dato che non useremo le uova, ovviamente non c'è nulla che faccia legare gli hamburger.
Sembra complicato, ma non lo è. Non lo è, Paghito non fa cose complicate. Paghito fa tutte cose poi sane, genuine, perché sane, ci tiene alla vostra salute. Le verdure a vapore, la soia riscaldata con la... Sì, ma quelli perciò ti vogliono niente bene. Soffritto, niente. Perché tu vuoi bene alla loro salute, vuoi bene. Faccio un bacio in danno, Voglio roba buona, roba saporita. Mi capiscono tutti poi. Come ti capiscono, pure da Milano e da Torino, anzi ci piace proprio di sentire la tua napoletanità. Dice che sei gioiosa e metti allegria. Ed è la verità. Sono un bagnaccio. La gente vuole ridere, perciò. Sì. Perciò guarda un attimo che fai ridere. Un comico, allora, guarda un attimo che fai ridere, paghi. Andate a vedere un bel film comico. A vero, quale consigliamo noi? Quello là napoletano. Quello di Salemme, guarda com'è bello. Troppo bello, veramente. E fuori nevica. Noi già la commedia siamo amanti, però pure il film è troppo bello, veramente. Già me lo guarda, so io sono tutti in te. Troppo bello. Dice una signora la fruttivendola che dice se chiudo gli occhi e vi sento sembrate Bucci Rossi. A te, veramente? E se li apre, poi aspetta a chiacchiere. No, se li apre dice, mamma, questo è meglio. È meglio, Bucci, perché tu sei pure affascinante, vai chi? Lo spremi proprio per far uscire tutta l'acqua, il residuo di acqua. Vediamo che dico. Che dico? Allora, sono belle croccante, cotte ma belle. Paghito, sono bene. Paghito, sono cotta, dice la Carola. Asciughiamo quindi anche le verdure sul panovazzo, prima di versarle all'interno della sua per fare i nostri burger. Strizziamo quindi anche questo qua, Versiamo quindi le verdure all'interno della soia e siamo pronti. Giriamo, mescoliamo bene verdure e soia. Poi ci mettiamo un poco di sale. Questo è bellissimo, qua c'è il sale rosa dell'Himalaya. E il pepe biologico, vai, fai questo. Metti un po' di questo, vedi com'è bene e bello tritato. Lo adoro questo attrezzino. Questo è il mio attrezzino, ce n'ho uno solo, questo è. Guardi com'è bello? E viene tutto il pepe bella tritata qua dentro. Ottimo, è bella, Paghi? Ti piace? Bellissimo. È bella, Questo è il pepe bio. Sì. Si cresce. Dove cresce? Indovina tu. E dove cresce? Sull'albero. Ma albero piccolo qua. Grande. Un alberone grande. Questo è il pepe rosa della... dell'Himalaya. Perché? Il pepe rosa dell'Himalaya, è vero. Rosa. Il pepe è nero, però il pepe ci sta pure rosa, verde. È vero. Guarda che ho preparato qua un mix delle mie spezie preferite. Allora ho messo la curcuma, poi ho messo la paprika e un po' di spezie miste che sono cose miste tipo rosmarino, praticamente sono queste qua. Ebbe biologiche, qua c'è scritto per pesce, però a me non mi interessa, lo metto dappertutto. Maggiorana, tipo, un po' di tutto qua dentro c'è. Lo adoro, buonissimo. Poi tutte queste cose biologiche, tipo questo e altri prodotti, guardate sempre sul mio canale, perché là facciamo tutte le review, io e mia sorella, di tutti i prodotti che compriamo, dei nostri acquisti biologici al supermercato, tra cui anche queste qua, poi tante cose buone che compriamo, le verdure, facciamo vedere tutto in questo video. Qua solo ricette. Mettiamo un po' di farina di ceci. Ottimo. Buona, mi piace la farina di ceci. In modo che si va. Ma quanta? Ad agglomerare tutto. Ma un paio di cucchiai. Ok. La teglia. Con olio extravergine bio. Ok. Sì. Vediamo come fa lui. Guardate come fa. Guardate, ma quello è un genio. Le sa tutte lui. Ve lo volete comprare? Costa soldi. Costa troppo a rate. Ah, se mi fate una cambiale a rate ve lo do. Vedete? Queste sono chicche che non esistono, non ho mai visto da nessuna parte. Madonna, ma segreti. Questo praticamente che cos'è? Una cosa è che è una formina che ho fatto io. Uno stampo che hai fatto tu, però. Ma li vendono, li vendono anche in acciaio. Li vendono questi stampi. Tu lo metti dentro e fai questa bella forma di hamburger. Guardate qua, guardate. Quello poi quando si cuoce. Ma voi avete capito che queste. Ma io faccio una cosa. Prendi il batticarne. Vai, batticarne,
Paghita. Madonna mia, ma c'è un genio. Giriamo il batticarne e battiamo. Vengono perfette. Infatti quando me le mangio dico: Mara, ma come hai fatto a farle così precise? Sono bellissime. Tutti lui li sa questi segreti. Guardate che precisione. Bella, vai, sei troppo grande. Vai, vai. Non fatele molto sottili, altrimenti vengono asciutte dentro. Sì. Quindi è meglio farle un pochino più dubbio, alte. Bellino. Ma sono troppo belle, ma a me piacciono tantissimo, veramente, veramente le adoro. Poi con tutte queste verdurine, perché... Oh, ma che hanno pigliato a mezzo? Ma no, guarda là, ho quattro precise. Veramente, proprio le... Queste poi le infornate, no fritte, assolutamente. No. Niente fritte. Perché sono sane, quindi si fanno al forno, ma vengono buonissime come se fossero fritte, eh. Provate, perché sono buonissime. Guardate qua, cioè, voi dovete dire la bellezza di questi burger, spettacolo. Guardate qua, sono pronti i nostri burger, Paghito, ma sono troppo belli questi burger, sono bellissimi. Tutto colorato, eh. Sono si belli. Potrebbe chiamare anche primavera. Burger primavera. Arcobaleno. Sono bellissimi. Poi ci stanno tutti i colori gialli. Guarda, sono troppo belli e spettacolari come te. Mm-hmm. Adesso li inforniamo. 7-8 minuti al forno, a terra, okay. E poi li girate. Poi li giriamo altri 7-8 minuti. Non troppo, se no vengono troppo asciutti. Vabbè, poi dovete sempre controllare. Ok, perfetto, andiamo a infornare, andiamo, che io già me li sto pregustando. Eccoci qua, appena sfornate, guardate che belle. Vai, mettile nel piatto, Paghito. I nostri burger. Guardate che belli, appena sfornati. Sono bellissimi. Però sono anche belli, devo dire. Oltre che buoni. Così ci vuole. Un po' di tabasco piccante. Un po' di. Quella. Cioè, quella crema all'aceto. Crema di aceto balsamico, un po' di salsa di pomodoro biologico. Eccole qua, ma guardate che bello! E che so che sia! Ma Paghito, ma questo, gli hamburger, ma questo piatto è spettacolo! È salute, è vita, è benessere, è bellezza! Guarda un po'! Buonissimi, guarda qua, guarda! Hamburger! Super colorati! Mamma mia! Primavera! E chi lo dice che le cose sane, genuine, dietetiche sono tristi oppure non sono saporite? Guardate qua! Questa è la prova, dai, assaggiamo. Facciamo la prova del 9. A bucchetta. Assaggiamo, dai. Andiamo. Ah, com'è? Buonissimo, io le adoro. Sono troppo buone. Però sono troppo buone, è vero? Sono spettacolari. Buonissime, veramente. Queste verdurine dentro, cotte non cotte. Croccantine. Buoni veramente. Quel tocco di pepe. Ah, sono buoni, sono buoni. Assaggio pure io. Ah, ma che male. E che non importa, vai che io tengo le mani pulite. Ah. Buonissime. Morbidi, croccanti pure e morbidi dentro, è vero? Non sono niente asciutto. Vi consolate. Andiamo un bacio grande, speriamo che questo video vi sia piaciuto. E alla prossima video ricetta. Ciao, ciao a tutti. Diteci che cosa volete. Diteci nuove idee, sì, anche se noi già abbiamo tantissime idee da farvi, però diteci che noi vogliamo tanto accontentarvi. Manda il bacio alle tue fan. Ciao, ciao ragazze! Ciao, ciao ragazze! Sono le belle, anche le brutte, le donne sono tutte belle. Che belle sono le donne. Bravo! Una bella nezza a due. Questo facciamo finta di non aver sentito, dai Paghito, dai! Come spiritosa, noi ci piace anche il tuo spirito. Ti sei superato, sì. Bravo! E perché superato? Ho fatto il mio solito.